Hello everyone! Benvenuti al mio primo story time. Per questo qui ho la copertina. Sì, mi metto proprio comoda e vi racconto. Oggi parliamo di come ho fatto a diventare una cantante professionista. Adesso non sono più una cantante professionista, però lo sono stata a tutti gli effetti. Famosa? No. Professionista? Sì! Prendevo lo stipendio cantando, quindi sì. Vi voglio raccontare come ho fatto, com'è stata questa esperienza, perché secondo me è una parte della mia vita che per me è stata importantissima, una mia grande, grande, grande passione, di cui però non parlo spesso per vari motivi. Un po' perché mi manca, non che mi manchi proprio il cantare come professionista, ma mi manca l'avere quel sogno o... Non lo so, emozioni contrastanti. Un po' perché magari penso che non vi interessi, però insomma... Story time, il titolo è questo, se avete cliccato su questo video forse vi interessa. Visto che è una storia, partiamo dal principio. Perché ho iniziato a cantare? Allora, a me cantare è sempre, sempre piaciuto. Da quando ero piccolina, che giocavo con la mia amichetta alle elementari, c'era chi voleva fare la ballerina, chi voleva fare l'attrice, io volevo fare la cantante, io volevo sempre cantare. Quindi mi è sempre piaciuto, però poi già crescendo, già gli ultimi anni delle elementari, avevo capito che fare la cantante professionista non era una cosa proprio semplice e quindi avevo iniziato a pensare ad altre passioni, ad altri mestieri che mi sarebbero comunque piaciuti, nonostante il canto mi piacesse tantissimo. Poi è successo che quando avevo 14 anni mi sono fidanzata con questo ragazzo, è il mio primo amore, che suonava la chitarra ed era davvero tanto bravo, tant'è che adesso lui è laureato al conservatorio ed è un musicista professionista, compositore e insegnante di chitarra. Sono un sacco contenta che lui sia ancora nella musica. Spesso cantavamo insieme, io andavo a casa sua, lui si metteva con la chitarra, io mi mettevo a cantare, facevamo i classici di Guns N' Roses, facevamo Tiziano Ferro, facevamo di tutto e di più con la musica. E lui prendeva lezioni di chitarra, ma aveva anche una sua amica in classe che prendeva lezioni di canto in un'accademia. E a quel punto, vedendo che a me piaceva, vedendo che ero portata, perché comunque sono sempre stata portata al canto, ai suoni, anche le lingue, cioè per me le lingue sono comunque legate un pochino alla musicalità, all'emissione del suono. Quindi vedendo che ero portata, lui mi ha incoraggiato e mi ha detto: Sonia, ma perché non vai in accademia? Provaci, fai lezioni di canto. Questo avevo 14 anni, io tutta timida, ma non lo so, dai, io dove vado, che faccio? Lui mi ha fatto, lui mi ha presentato a questa sua amica, che io adoravo perché lei la sentivo a volte che cantava a scuola, era fantastica, quindi tutta così timida, tipo ok, vengo con te alla tua lezione di canto, vedo com'è. Mi sono innamorata, mi sono segnata in accademia e ho iniziato all'inizio, forse era il primo anno che ho fatto una volta a settimana. Le mie insegnanti venivano tutte da un background di musica classica, lirica, almeno per i primi anni, perché ho fatto i primi 7 anni in quell'accademia e dopo il primo anno ho già iniziato a fare lezioni di solfeggio, solfeggio cantato, coro, poi ho integrato con il pianoforte un paio d'anni, poi ho provato con la chitarra, sono durata tipo 6 mesi perché con la chitarra proprio non ce la facevo, ma anche col pianoforte, insomma... 2 anni in cui a fatica qualcosa riuscivo a fare, ho dimenticato tutto, però invece con il canto ho visto dei progressi incredibili, quindi alla fine io andavo in accademia davvero davvero spesso. Io ho fatto il liceo classico linguistico e facevo 36 ore a settimana, ne facevo tantissime, era un liceo abbastanza impegnativo, si chiama Orazio, andavo all'Orazio a Roma. Abbastanza difficile, tanti compiti. Uscivo sempre alle 2, mi fermavo a mangiare un pezzo di pizza e correvo in accademia forse 4 giorni a settimana, perché con tutte le lezioni ci stavo 1-2 ore al giorno. E poi già da forse un anno dopo aver iniziato a fare lezioni di canto ho iniziato con i miei primi gruppi musicali. Con un gruppo, ci chiamavamo The Ring Shaped Buns. Provavamo una volta a settimana, nel weekend, e facevamo tanti piccoli concertini tipo nelle scuole. Sai, quando c'era la scuola, il concerto di fine anno del Nomentano, e andavamo lì, poche cose. E invece ho fatto... la mia accademia organizzava sempre questi gruppi, queste band, seguite anche da un insegnante, quindi era un'esperienza di learning experience, di apprendimento davvero davvero buona.
perché l'insegnante sceglieva un genere, un mood, in genere era qualcosa di sempre un po' impegnativo, nel senso facevamo il funk, facevamo il blues, facevamo tanti classici, tutti rivisitati, c'erano tanti tanti elementi nella band, c'erano i coristi, io a volte facevo il coro, a volte facevo la cantante principale, quasi sempre la cantante principale. E poi ci esibivamo spesso in vari locali. Questa cosa io me la ricordo impegnativa perché poi tornavo a casa che magari erano le 7 di sera e c'avevo tanti tanti compiti da fare. Il giorno dopo dovevo svegliarmi presto alle 6 per andare a scuola. Impegnativa ma tanta gioia. E l'ho fatto per 7 anni. All'inizio con i miei primi gruppi davvero non mi sentivo pronta per farmi pagare, per cantare. Per tutti i primi anni stavo imparando, quindi non cercavo neanche di trovare uno sbocco lavorativo nella musica ancora, perché non mi sentivo pronta. Poi, dopo i primi 7 anni, mi sono detta, perché era anche il periodo in cui mi ero diplomata dal liceo, avevo iniziato il primo anno dell'università, e io mi sono detta, a me cantare piace, sono brava, ero brava. Adesso quando mi sentite cantare è anche un muscolo che io non alleno da tanto. Il canto è tanta pratica. Le mie insegnanti erano toste così in accademia. Tutti i miei insegnanti sono stati sempre tosti così. Molto, molto bello. Se vi piace la musica, io vi consiglio così tanto di stare in un ambiente che sia un'accademia o una scuola di musica, perché quando vai lì fisicamente e incontri la persona che viene con la chitarra, quello che viene con il basso, le altre cantanti come te, magari quella che ha l'orecchio assoluto e tu stai lì che cerchi di leggere la musica e dici, quella stronza, in realtà è bellissimo e ti ispira e ti crea anche opportunità, perché io tutti i gruppi, tante opportunità che mi sono servite tantissimo per fare esperienza tutte le volte che mi sono esibita grazie all'accademia. Però ecco, quando mi sono sentita in grado di competere intorno ai 20 anni, avevo 20 anni, 19-20 anni, mi sono detta, ragazzi, ci voglio provare. Mi sono messa online e ho iniziato a cercare qualsiasi concorso, festival, opportunità lavorativa che trovavo online. Ho fatto anche delle cose molto belle. Ho fatto dei festival qui a Roma, a Ostia, ho fatto dei concorsi in teatro. Attraverso un festival addirittura sono riuscita a trovare un musicista, non faccio il nome, però è un grande musicista che adesso lavora a Sanremo, con cui ho fatto tutto un percorso per arrivare poi a Sanremo. Non mi hanno presa, mi hanno scartata la terza prova praticamente. Però insomma è stato un concorso bellissimo che per me a 19 anni andare lì con una canzone, una produzione, tutte le prove dietro, fantastico. Però finora io non avevo visto una lira, una lira. Anzi, per i concorsi a volte devi pagare l'iscrizione, che non era mai tanto, magari 50 euro, che ne so, però ecco, quello più che altro. Tu lo fai per prendere esperienza, per riuscire a cantare davanti a tante persone, perché quello anche serve. Devi riuscire a scioglierti. Non è possibile pensare di fare la cantante professionista se poi ti rendi conto che su un palco ti si chiude la gola, ti irrigidisci, collo rigido, non respiri e non riesci a cantare. Quindi lo rifarei sicuramente. Non per dire che i cantanti professionisti non vadano pagati. Questa è una cosa un po' difficile, perché poi quando sono diventata professionista invece mi dicevo, però cavolo, è musica, va pagata, questo sì. Però all'inizio diciamo che ho fatto la gavetta e mi è servita. Arrivando a come sono arrivata a fare la cantante professionista nell'orchestra Casadei, che a livello di orchestre, di musica popolare italiana, è il top. È il top oggettivamente, il liscio dell'orchestra Casadei. Ero come tutti i giorni online a cercare opportunità lavorative come cantante, altre band. Diciamo che il primo anno all'università l'ho un po' trascurata, ma giusto un tantino così. Trovo l'annuncio, Casadei cercasi cantante. Purtroppo dietro questo annuncio c'è una storia un po' triste, molto molto triste. La cantante che loro avevano stava male e non poteva più cantare. Loro avevano bisogno di trovare una nuova cantante. Io al tempo non lo sapevo nemmeno. Ho mandato il mio curriculum, ho mandato forse un demo, non mi ricordo, avevo qualcosa di registrato. Ho detto vabbè, non mi risponderanno mai. E sono andata avanti con la mia vita. 2-3 giorni dopo mi arriva l'email: ci sei piaciuta? Non so se ho mandato delle foto, un demo. Vieni, vieni in Emilia Romagna, ti facciamo un provino di persona, perché serviva fare un provino di persona. Io a 20 anni, 20 anni
ok, forse non sono pochi, però non sono nemmeno tanti, sono andata da papà e ho detto: senti papà, io avrei mandato un curriculum all'orchestra Casadei. E loro mi hanno risposto e loro vorrebbero che io facessi il provino, che andassi in Emilia Romagna un giorno. Ma non è che mi accompagneresti? Perché non sapevo nemmeno come andare, da sola con la macchina ho paura, a me non piace guidare. Papà lì per lì ha detto: vabbè, l'orchestra Casadei, ma ti pare che ti prendono? La mia famiglia mi ha sempre supportato, però io penso che fino a quando non mi hanno davvero assunta e fino a quando non ho davvero iniziato a fare la cantante professionista, non pensavano potesse essere un lavoro vero. Un lavoro che davvero avrebbe potuto darmi da vivere. E questo schema si è ripetuto anche con le lezioni. Forse più papà che mamma, perché mamma è un po' più sognatrice, papà è un po' più pratico. Ma nonostante questo mi ha detto: vabbè, vuoi andare a fare il provino? Ma dai, ti accompagno, anche per essere sicuri, perché sapete, ormai non si sa mai online, ci potrebbe essere qualsiasi persona dietro, quindi io non volevo andare da sola. Mi hanno dato alcune canzoni da imparare. Ovviamente non potevo portare i miei cavalli di battaglia, dovevo cantare le loro canzoni. Mi hanno dato forse 5 canzoni da imparare, qualcosa del genere. Io sono andata lì. 4 ore e mezza di macchina, mi sono presentata, c'era il capo dell'orchestra e c'era il direttore artistico dell'orchestra e c'erano altri membri dell'orchestra. Siamo andati nello studio, loro hanno uno studio di prova e di registrazione e ho fatto il mio provino. Io ero abituata a cantare davanti alle persone, quindi non mi sentivo troppo in agitazione, però ovviamente sapevo che per me quella era una grande opportunità e un pochino ero agitata. Sai che ti stanno ascoltando tutti, un po' ti agiti, però devo dire che è andata benissimo e io avevo visto il direttore musicale entusiasta, cioè era tipo: wow, sei intonatissima, sei bravissima, ci piaci, che bello, ti faremo sapere. Vabbè, ti faremo sapere, ovviamente, io capivo, avevano altri provini da fare, però sai, forse la mentalità italiana, uno pensa sempre: io non ho nessuno dietro, non sono raccomandata, questa è un'orchestra importante, ma perché mai dovrebbero scegliere me? E quindi, bella esperienza, ho pranzato con papà e siamo tornati a Roma. Oh ragazzi, una settimana dopo mi è arrivata l'email e mi hanno detto: Sonia, ti abbiamo scelta, ci piaci tu, vieni! Praticamente era aprile e loro avrebbero avuto bisogno della cantante per quell'estate. Quindi mi hanno detto: a maggio devi trasferirti qui a Gatta a Mare, in Emilia Romagna, e devi vivere con noi, cioè vivi qui per tutto il tour estivo. Quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 mesi. Io tipo: ah! Ho chiamato mamma, papà, ho detto: ragazzi, me ne vado! Il mio ragazzo ha detto: vabbè, non ti preoccupare, dai, ce la faremo a vederci, comunque non è così lontano. Però nel giro di... era pochissimo, tipo nel giro di meno di un mese, ho fatto i bagagli e me ne sono andata a Gatta a Mare. Il primo mese è stato... oh mio Dio, è stato incredibile. Allora, da una parte mi sembrava di vivere in un sogno, tipo: ragazzi, lì mi davano uno stipendio mensile, che non era altissimo, però era anche il mio primo lavoro come cantante, ero anche giovane, in più mi davano vitto alloggio, quindi riuscivo a mettere da parte praticamente quasi tutto quello che prendevo. Oh, scusate, mi era morta la telecamera, ecco, copertina. Allora, per me già era un sogno, sapevo che mi sarei esibita in tantissimi palchi d'Italia, piazze, teatri, discoteche, televisione, perché tanto ci siamo esibiti tanto anche in televisione. Il primo mese sono arrivata lì, mi hanno dato la casa, io ho dovuto imparare tutto il repertorio dell'orchestra Casadei, un repertorio di anni e anni e anni, non solo delle loro canzoni, ma di tutte le canzoni che l'orchestra suonava in anni e anni e anni. Lì per mi hanno dato un libro grosso così, pieno di testi, lì per lì ero tipo: oh mio Dio, in un mese io devo essere pronta, non ce la farò mai. Però ci siamo messi a provare ogni giorno, tante ore al giorno, tante. La mattina, poi c'era lo stop per il pranzo e il pomeriggio fino alla sera. Provavamo tutto il giorno, per quasi tutto il mese di maggio era solo prova. Poi io tornavo a casa e provavo, perché lì ero cantante, eravamo in 3 di cantanti, capo dell'orchestra e 2 cantanti donne, io e un'altra ragazza. Lei conosceva già molte più canzoni di me, perché lei era proprio di lì, quindi c'era anche cresciuta. Però anche lei, insomma, stavamo sulla stessa barca. La sera io mi provavo i cori, perché quando non cantavo come voce principale dovevo sempre accompagnare con i cori, che per me, che vi ho detto che a leggere la musica sì ce la faccio, però volevo farmelo diventare automatico. E
mi ricordo benissimo che c'era la prima data, che era in un teatro bellissimo. Oddio, ma non mi ricordo dov'era quel teatro. Era nelle Marche, un teatro fantastico, proprio tipo sembra bellissimo. E quella era la prima data a fine maggio in cui avrei dovuto fare il mio debutto con l'orchestra. Quelle settimane prima di quella data io ero tipo, oh mio Dio, ma perché ho pensato che ce l'avrei potuta fare? Ma che cosa mi è saltato in mente? Mi scorderò tutti i testi, mi scorderò di fare questo, di fare quello. Un'ansia, un'ansia, un'ansia. Poi è arrivato il giorno, siamo andati lì, io ho visto il teatro stupendo, ho detto, oh Dio no, chi me l'ha fatto fare? E è andato tutto bene, è andato tutto bene. Per me è sempre stato così. Prima della performance, oh mio Dio, l'ansia, ansia, ansia. Salgo sul palco, parte la musica, mi diverto, mi piace, mi piace. E poi, vabbè, ovviamente a maggio abbiamo fatto pochi show, però giugno, luglio, agosto, pienissimi. Abbastanza faticoso, perché quando ci esibivamo nelle piazze, magari lo spettacolo durava minimo due ore e mezza. È tanto. È tanto, sui tacchi, a ballare, a cantare, a intrattenere, a sorridere, perché quando canti non è solo la mazurka, cioè devi ballare, devi intrattenere, c'erano delle piccole scenette che facevamo, devi essere sveglio perché devi seguire il tuo direttore, devi seguire il capo dell'orchestra che ti guida, cioè sono due ore e mezza proprio belle intense. Fare tante serate nell'arco di 3 mesi, davvero davvero stancante, però quanti posti in Italia che ho visto, quei 5 mesi l'anno, perché poi era così tutti gli anni, cioè tutti gli anni erano quei 5 mesi che erano quelli più pieni, perché sapete che abbiamo le sagre, abbiamo le feste di paese, le feste in piazza. Poi durante l'inverno io potevo benissimo tornare a Roma e raggiungerli quando avevamo le serate. Se magari, ecco, c'era un periodo in cui dovevo stare con loro, potevo andare lì, però in generale potevo vivere a Roma durante l'inverno. E è molto più gestibile a livello di fatica. A livello di fatica, quando sei in tour, il primo mese reggi, il secondo mese reggi, il terzo mese reggi, poi cominci ad essere molto stanco. E questa è la parte dove ci sono pro e contro. Pro, ma che avventura è! Che avventura fantastica è! Spostarsi da un posto all'altro, cantare, vedere tante persone che vengono e si divertono e ti guardano e ti chiedono magari anche l'autografo. Ragazzi, io ho fatto più autografi ai vecchietti di non so chi, cioè... Magari chiedete ai nonni che potrebbero avere un mio autografo a casa. Però ecco, con la stanchezza viene anche un po' più di nervosismo, soprattutto perché l'orchestra, in orchestra sono tante persone, noi ci muovevamo con un pullman, poi stavamo in hotel, perché in tour facevi pullman, hotel, magari la prossima destinazione, pullman, hotel, prossima destinazione, fino a che non potevi tornare alla base, magari per 2 o 3 giorni, magari una settimana, in quella settimana mi veniva a trovare il mio ragazzo. Ma stai tutto il giorno con le persone dell'orchestra, si crea un bel rapporto, però quando sei stanco, immaginate, cioè, immaginate la stanchezza, stai lavorando, poi ci sono magari piccole incomprensioni, magari qualcosa che non avrei dovuto fare sul palco, o qualcosa che mi sono dimenticata, cose così, quello un pochino capita, ma è normale. Alla fine direi che anzi, fin troppo contenti e uniti eravamo. Eravamo comunque un ambiente molto giovane, che questo già è una figata. Anche perché se c'era la serata libera, potevamo uscire tutti insieme, potevamo fare dei giochi tutti insieme. No, davvero, è stata un'esperienza molto bella. Mi sento di essere cresciuta tanto anche a livello di confidence, sicurezza, cioè quella sensazione che vi ho detto tipo oh mio Dio stavo morendo prima degli show, verso la fine della mia esperienza con l'orchestra Casadei non ce l'avevo più di solito, a meno che non era una cosa molto importante. Mi ero abituata, quindi ero molto più padrona di me stessa, ma poi ho visto cose che non avrei mai visto se non avessi fatto questo lavoro. Per esempio noi abbiamo lavorato in Rai, Rai 2, Rai 1, ho fatto il capodanno su Canale 5, due, tre anni. Se trovo qualche video vi lascio il link qui giù, nella info box, così vi divertite a sentire io che canto. E poi niente, in realtà la cosa è finita perché per un anno mi ricordo che invece di andare su a fare 5 mesi sono rimasta a Roma e andavo ogni volta che serviva, insomma. Però era comunque molto impegnativo, costava tanto, diciamo che mi sono concentrata sull'università. E poi mi sono resa conto di una cosa: nonostante io sia incredibilmente grata del fatto che loro abbiano scelto me
e di questa esperienza e la porterò per sempre nel cuore, fantastico. In realtà io dentro mi sono accorta che non volevo fare la cantante d'orchestra, perché è un tipo di vita particolare, sempre zaino in spalla, sempre autobus, sempre... È un tipo di vita che in realtà non era per me e che mi sono resa conto che sì, è una bella esperienza da fare qualche anno, ma non è la strada della mia vita. E quindi quella parte è finita. Mi sono laureata, poi sono andata in Giappone. In Giappone, ragazzi, questa però è un'altra storia. Ho partecipato a una specie di X Factor del Giappone, sono arrivata pure in finale, però questa è un'altra storia. E poi la vita, YouTube, ho cominciato a insegnare, non lo so. Adesso provo delle sensazioni strane con il canto, strane. È una mia grande passione. Io mi chiedo se il canto mi potrebbe rendere felice, se lo facessi professionalmente. È una cosa che mi renderebbe felice? Oppure no? Oppure mi sto dicendo che non mi renderebbe felice perché ho mollato troppo presto? Non lo so, ragazzi, è un argomento un po' difficile per me da capire, da affrontare, di cui parlare. Ma non è questo il video che stavo facendo. Il mio video era story time, la storia ve l'ho detta. Dai, vi è piaciuto questo story time? Oppure in realtà è... Sani, ma che cavolo ce ne frega? Grazie di aver guardato, iscrivetevi anche al mio Instagram. Sto cercando di far crescere il mio Instagram e poi io canto su Instagram spesso, ragazzi. Se mi volete sentire cantare, spesso canto su Instagram.